Protagonista dello stand Abarth è la più piccola delle supercar, l'Abarth 695 biposto, presente sia nell'allestimento già conosciuto e apprezzato, sia in un'inedita edizione limitata che celebra il 50° anniversario del record realizzato a Monza da Carlo Abarth. Una combinazione perfetta tra performance, handmade e cura dei dettagli. Abarth biposto record è speciale sia all'interno sia all'esterno, grazie all'esclusiva livrea giallo Modena impreziosita dalle finiture in titanio Tar Cold Grey, dal badge 695 record e dal cofano in alluminio. All'interno il quadro strumenti ha un'animazione specifica, i sedili hanno il guscio in carbonio e la targhetta numerata sottolinea l'esclusività del modello. I 190 cavalli del motore 1400 T-Jet sono gestiti dal differenziale autobloccante meccanico abbinato per la prima volta al cambio manuale. Saranno solo 133 gli esemplari costruiti, proprio come i record detenuti dalla Casa dello Scorpione. Sullo stand Abarth il pubblico potrà ammirare anche la serie speciale 595 Yamaha Factory Racing, in una versione allestita esclusivamente per il salone. Questa serie speciale nasce dalla prestigiosa partnership tra il marchio dello Scorpione e il team Movistar Yamaha ed è stata realizzata elaborando l'auto come si elabora una moto da corsa. La potenza del motore 1400 T-Jet passa da 140 a 160 cavalli grazie a un filtro BMC e all'iconico scarico Record Monza. Si evolvono le sospensioni con ammortizzatori anteriori e posteriori CONI con valvola FSD e molle Eibach, mentre i cerchi in lega sono da 17 pollici. La versione presente sullo stand si caratterizza per la livrea bianca, in contrasto con i cerchi nero opaco e le pinze freno rosse che riprendono le strisce Abarth sulle portiere. I vetri privacy completano gli esterni di questa versione speciale, caratterizzata anche da volante in pelle a fondo piatto, sedili in pelle e pedaliera in alluminio. Completa l'allestimento di Francoforte la monoposto F4 di Mick Schumacher, giovane promessa del motorsport che sta mostrando grande talento nel campionato ADAC Formula 4 Powered by Abarth, formula promozionale voluta dalla FIA per permettere a giovani piloti di esordire al volante di una vera monoposto da competizione. Anch'essa motorizzata con quello che è il cuore di tutte le Abarth, il primo 1400 T-Jet.